L'atmosfera esplosiva, vediamo che cos'è. È una miscela di sostanze infiammabili che possono essere sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri, aria, in determinate condizioni ambientali, in cui dopo l'innesco iniziale la combustione si può propagare in maniera molto veloce. Se solo uno di questi quattro elementi manca, non è un'atmosfera esplosiva. Io posso avere una concentrazione altissima di metano, ma se non ho ossigeno il metano non brucia, quindi non può esserci una combustione. Così come se non ci sono certe condizioni atmosferiche, la combustione non avviene. Così come se non c'è una fonte di innesco, cioè qualcosa che fa partire la combustione, l'esplosione non può verificarsi. E questo è quello che poi devono fare i costruttori sui loro macchinari. Questo è il classico triangolo dell'ATEX o comunque dell'incendio, dove si vede proprio questo concetto, cioè ci sono le sostanze infiammabili, che possono essere gas o polveri, ci sono delle condizioni atmosferiche particolari che permettono la combustione e ci deve essere ossigeno, altrimenti non può verificarsi l'innesco stesso, quindi la partenza.